Che cos'è Falco? È un head mounted display montato su un caschetto chirurgico FIPAP, studiato e progettato da Tecnomed Italia per lo studio medico e che, oltre a una serie di vantaggi sotto il profilo tecnico-clinico, offre la possibilità di lavorare in condizioni posturali ideali, con indubbi benefici per la salute dell'operatore. Falco gestisce e visualizza informazioni video da qualsiasi apparecchiatura di imaging medicale, come lampade chirurgiche con fotocamera integrata, stereomicroscopi operatori, hardware di navigazione dinamica per chirurgia implantare, telecamere e scanner intraorali, monitor multiparametrici, ecografi e insomma tutti quegli strumenti medicali che offrono la possibilità di dare un imaging utile a fini diagnostici o operativi. Questo caschetto si propone come un accessorio che, interfacciandosi, può migliorare, ma naturalmente non sostituire, l'utilizzo dell'attrezzatura alla quale Falco si connette. Il sistema è aperto, usato correttamente valorizza le apparecchiature video con cui si connette, definendo di fatto un innovativo approccio alla visualizzazione real-time, offrendo qualità e sicurezza anche per quanto riguarda le procedure mediche. Dal punto di vista tecnico, il sistema di trasmissione e ricezione wireless di Falco supporta un segnale video HDMI HD non compresso e senza latenza, ma soprattutto non è richiesta nessuna impostazione IP, cioè non è necessaria nessuna rete internet, funziona in maniera assolutamente autonoma. Il vantaggio del visore Falco è che questo sistema è in grado di passare da una sorgente video all'altra, è in grado di visualizzare contemporaneamente diverse immagini, diverse visualizzazioni in una finestra interna, quindi con sistema PIP, una finestra più piccola, oppure affiancando le immagini tra di loro, cioè in funzione side by side. Quello che trovo particolarmente interessante, devo dire anche in funzione del mio ruolo di docente, è la funzione di telecooperazione, funzione che permette di condividere ciò che si visualizza sul visore durante l'intervento in real time con colleghi, con assistenti e con studenti. Ragazzi, vedete in questa zona? Sì, sì, cosa riscontrate? Un'infiammazione, no? Sì, c'è sanguinamento al sondaggio. Sì, sì. Bleeding on probing. Ok? E naturalmente se andiamo a vedere poi sulla radiografia, che vedete lì sullo schermo, riscontriamo appunto la presenza di un riassorbimento osseo. Quindi tutto questo ci permette di correlare l'immagine clinica all'immagine radiografica. Sì, sì. Inoltre Falco può essere dotato di un accessorio optional, la microcamera occhio, montata direttamente sul visore, in questa posizione, con cui è possibile condividere il punto di vista del medico. Queste informazioni visive possono essere condivise con un massimo di 300 partecipanti per poter svolgere attività di telecooperazione, telementoring e anche di formazione a distanza. Con questo sistema, collegato a un sistema di ripresa video e con la funzione PIP o side by side attiva, il chirurgo per esempio non deve distogliere lo sguardo dal sito chirurgico, a differenza delle comuni tecniche di imaging. C'è poi un accessorio che si chiama Falco Connect, con cui si può collegare anche un secondo visore Falco, a sua volta collegato ad un sistema di ripresa video, quindi indossato da un altro membro dello staff, per esempio un assistente, così che con la funzione PIP o side by side attiva è possibile avere in contemporanea un'altra visione, secondo una prospettiva e una posizione diversa, cioè un altro punto di vista. In altri termini, l'assistente che indossa il secondo Falco può vedere, oltre alla propria prospettiva naturale del campo operatorio,
anche quella dell'operatore principale. A sua volta l'operatore principale può vedere ciò che vede l'assistente operatore dalla sua prospettiva. Con questa doppia configurazione, quindi, anche gli assistenti possono scegliere ora una posizione di lavoro ergonomica e godere della stessa visuale del chirurgo, quindi agevolando in questo modo sicuramente il tipo di intervento a quattro mani. Falco può essere utilizzato per gruppi di utenti, diventando di fatto un'applicazione collaborativa, educativa e di realtà aumentata e potenziata, condividendo lo stesso punto di vista del mentor, e quindi con studenti che possono utilizzare, al di là di un altro sistema Falco, possono utilizzare smartphone, tablet, PC oppure, ripeto, un sistema Falco indipendente. Per un aspirante chirurgo vedere il campo operatorio con occhi del mentor offre sicuramente un'esperienza didatticamente molto formativa. E la sensazione di immersione nello sguardo di un chirurgo esperto aumenta certamente quella che è la percezione della realtà clinica, abbassando di fatto anche il tempo di apprendimento. Falco possiede un'ampia possibilità di regolazione ergonomica, interpupillare, diottrica, e questo per adattarsi perfettamente alle esigenze individuali, garantendo un comfort sia visivo che posturale. Al tempo stesso, il sistema consente anche una visione diretta verso il basso, senza ostacoli, cioè significa che il medico può guardare verso il basso mentre indossa Falco per una visuale immediata, diretta delle proprie mani del campo operatorio. Questo facilita la curva di apprendimento per l'utilizzo del visore stesso. In ultimo, l'unità, secondo il mio punto di vista, può trovare un utile impiego, particolarmente nella pratica clinica in diversi campi come odontoiatria, chirurgia maxillofacciale, microchirurgia estetica, dermatologia, otorinolaringoiatria ed in vari ambiti, sia diagnostici che didattici.